Cari amici della Cucina per Tutti, benvenuti e bentornati proprio nel mio regno, ovvero la cucina. Oggi andiamo a realizzare un piatto povero, un piatto semplice, che sicuramente sarà anche sfizioso però, ovvero parliamo di fagioli con salsiccia. Siete curiosi di vedere quali sono gli ingredienti per comporre questo piatto? Allora andiamoli subito a scoprire. Quindi ci serviranno 200 g di salsiccia luganega, 250 g di fagioli bianchi o cannellini, mezzo bicchiere di vino bianco, dell'olio, del pepe, 25 g di concentrato di pomodoro, un rametto di rosmarino, del pane che faremo tostare per guarnire il piatto e un trito di sedano, carote e cipolle. Io andrò a prendere l'interno, ovvero la polpa della salsiccia, privandola quindi dal budello. Bene, accendiamo il fuoco. Inseriamo all'interno della nostra casseruola un po' d'olio d'oliva e dopo aver tolto la polpa della salsiccia dall'interno del budello la inseriamo all'interno e facciamo soffriggere. La carne è ben rosolata, vado a inserire il trito. Quindi dopo aver rosolato la carne, ormai anche le verdure, il trito si sta imbiondendo, andiamo a inserire, alzando la fiamma, questo famoso mezzo bicchiere di vino bianco. L'alcol è evaporato, sono passati circa 5 minuti da quando abbiamo iniziato a mettere la carne e il trito di verdure, ora andiamo a inserire dentro tutti i nostri fagioli, abbassiamo la fiamma al minimo, aggiungiamo il rametto di rosmarino intero, che tanto lo possiamo togliere alla fine. E mescoliamo. Aggiustiamo di pepe, sale niente perché il sapore viene dato ovviamente dalla salinità che già hanno al loro interno la salsiccia. Dopo aver aggiustato di pepe, io vado ad inserire anche mezzo bicchiere d'acqua e metto a fiamma media concentrato di pomodoro. E vado a mescolare. Quando ricomincia a bollire, come potete vedere, andiamo a mettere un coperchio sopra e teniamo così per 5 minuti. Io nel frattempo mi porto avanti, accendo il forno, 180 gradi, e poi mettiamo il pane. Ogni tanto diamo una mescolata che così non si attacca sotto. E richiudiamo. Allora, io ho tolto il coperchio, ha cotto circa 7-8 minuti con il coperchio sopra. Vedete, sta cominciando a formare questa crema, l'amido dei fagioli, che naturalmente viene rilasciato, forma la crema ed è quello che noi vogliamo, perché quando andremo a impiattare ovviamente questo piatto non vogliamo un piatto secco. Vogliamo un piatto che si sposi bene proprio con il crostone. Abbassiamo nuovamente la fiamma e facciamo andare ancora per qualche minuto. Ovviamente il tempo è variabile in base a quando il liquido è andato via tutto e rilascia questa buona crema. Bene, il piatto è quasi pronto. Vado a togliere il rosmarino, lo metto da parte perché tanto non ci servirà più. E nel mentre metto il crostone in forno. Bene, la cottura è ultimata, vado a spegnere il fuoco, preparo un piatto, tiriamo fuori il pane dal forno e andiamo ad impiattare. Ok, abbiamo tolto il pane dal forno, si è ben crostigliato, vogliamo fare più i goderecci? Allora io vi consiglio di metterci un po' di olio nuovo sul crostone e impiattiamo. Guardate che crema che vedo, guardate. Perfetto. Mettiamo i crostoni. E un po' di rosmarino.
non ci resta che assaggiare il piatto.